Con questo video vorrei tornare sulla questione della lingua, proponendo un confronto serrato tra tre autori che sul terreno di battaglia, rappresentato dal volgare italiano, si sono battuti da par loro, con la forza degli argomenti, ma anche del loro stile inimitabile. Mi riferisco a Pietro Retino, Baldassare Castiglione e Pietro Bembo. Sappiamo che da questa contesa, appunto, che riguarda e riguardò il volgare italiano, uscì vincitore Pietro Bembo e che la sua vittoria determinò le sorti dell'italiano scritto e parlato per almeno 3 secoli. Ma direi non solo, direi che questa vittoria influenzò appunto la nostra lingua almeno fino al secolo scorso, intendo ovviamente la lingua scritta, letteraria e non. Detto in soldoni, se l'italiano scritto è praticamente da sempre una lingua distinta dall'italiano parlato, se l'alfabetizzazione in Italia si diede a partire dall'apprendimento di una lingua distinta da quella parlata, distinta ovviamente per lessico, ma anche per sintassi, direi che di questo e d'altro dobbiamo ringraziare Pietro Bembo, che con la sua proposta linguistica ha posto di fatto le basi perché questo avvenisse. Pietro Bembo, insomma, pone appunto queste fondamenta, queste basi, che sono le basi della prosa letteraria italiana, per almeno 3 secoli, almeno fino a Manzoni, direi, e fino alla scapigliatura milanese, ma anche piemontese, della seconda metà dell'Ottocento. Quella scapigliatura lombarda che grazie ai suoi autori ribelli, pensiamo a un Dossi, a un Emilio Praga, a un Enrico Boito, e che opponendosi appunto alle convenzioni borghesi, tanto della lingua quanto ovviamente della letteratura, ebbene questi autori e questo movimento iniziarono a demolirle queste basi, queste fondamenta. A demolire quella lingua che era la lingua paludata della tradizione, insomma, quella tradizione che, come abbiamo detto, per il volgare italiano si fissa nel Cinquecento, grazie al Bembo e alle tesi sostenute nella prosa della volgarlingua. Ma com'è la lingua di Bembo? Come scrive Bembo? Allora, davvero è sufficiente leggere alcune pagine degli Asolani per avere contezza di questo stile della lingua del Bembo, della prosa che Bembo predilige. No? Sappiamo infatti che Bembo legge a modello di prosa quella del Boccaccio, la prosa, lo stile del Decameron, che però è una lingua vecchia di più di 2 secoli rispetto al momento in cui scrive Bembo, appunto, il Cinquecento. Inoltre, come spesso avviene, a chi si fa emulo di altri autori, ecco, la condanna per questa, diciamo, chiamiamola sudditanza stilistica, è una perdita di freschezza, e una prosa sostanzialmente noiosa rispetto, a quella di Boccaccio, che era già in parte una imitazione. Boccaccio, infatti, in prosa imita modelli classici, soprattutto Cicerone, e soprattutto nelle parti in cui è l'autore a parlare in prima persona. Si incontrano quindi in queste parti, questa è sostanzialmente la cornice del Decameron, si incontrano periodi turgidi e latineggianti, che sono stilisticamente molto ricercati, e con verbo in clausola, ossia con il verbo a fine periodo, come stile proprio alla latina, latineggiante. E
è questo, insomma, il boccaccio che piace a Bembo, molto meno quello più fresco e popolare, che parla con la voce dei suoi personaggi più umili, siano essi prostitute, donne del popolo, mercanti, come chiama, mercatanti, come li chiama appunto Boccaccio, artisti minori, pittorucoli, come per esempio il Calandrino, il celebre Calandrino, e i suoi amici Bruno e Buffalmacco. Tornando al Bembo e agli Asolani, il titolo originale è Degli Asolani di Messer Pietro Bembo, nei quali si ragiona d'amore. Quindi un dialogo sull'amore in una società imbevuta di platonismo e in un ambiente di corte. Un dialogo quindi maturato e pensato probabilmente nella splendida corte ferrarese d'Este. Il dialogo in realtà è immaginato e si svolge nella corte di Asolo, l'unica, possiamo dire, ufficialmente ammessa al territorio veneziano, e sappiamo che appunto Pietro Bembo era di nascita veneziana. L'atmosfera è stilizzata e raffinata, la prosa già elegante è inoltre arricchita con camei, con intermezzi di pura lirica che i personaggi declamano, intercalandole a discussioni colte sull'amore, a cui partecipano non solo i tre interlocutori maschili, ma anche tre donne. Quella del dialogo è d'altronde la forma principe scelta dal Rinascimento per dare espressione alle proprie idee e riprodurre in tal modo quella forma di convivialità ristretta e esclusiva di un gruppo di personaggi nobili, eccelsi, personaggi prestigiosi che si appunto distinguono per doti naturali o per censo e che sembra davvero corrispondere, diciamo, il dialogo, questo modello, pienamente a una sensibilità e alla moda del tempo, moda cortigiana in cui la propria voce deve confrontarsi, deve interloquire con altre voci di pari dignità, tutte voci elette, tutte voci selezionate, che possono differire per gli argomenti, per l'argomentazione, per le idee, per il punto di vista, ma non per l'eccezionalità della persona, per il decoro di cui questi sono esimi poi rappresentanti. Il dialogo risulta così strutturarsi in un armonioso, ecco, gioco delle parti, guidato e sorretto dall'urbanità, dall'educazione, dalla gentilezza e direi anche proprio dai rituali di quella società. Si rinuncia all'astrazione del trattato puro, del trattato scolastico, che guardava ad Aristotele come al massimo modello, per mettere a confronto punti di vista sul mondo, opinioni e argomenti, ragionamenti appunto, ragionamenti che nell'accezione del Cinquecento significa proprio dialoghi a più voci, e tutto ciò lo si fa in uno stile o forma mentis sedotta da Platone e dai suoi dialoghi. Quindi, tornando appunto agli Asolani, negli Asolani Bembo inizia una lunga introduzione che fornisce la cornice d'autore alla storia e alla presentazione dei ragionamenti fatti dai sei protagonisti. Ovviamente questi ragionamenti hanno per tema l'amore, come nel Boccaccio, e come nel Boccaccio tornano le giornate, che però qui sono solo tre e non 10, come nel modello boccaccesco del 300 appunto. Lo stile e il linguaggio del Bembo ricordano ovviamente quello del maestro Boccaccio, che è considerato il modello di prosa, modello di eloquenza, e ovviamente prosa e eloquenza letteraria. Anche quella del Bembo è una lingua piena, è una lingua sonora,
caratterizzata da periodi lunghissimi, io direi prolissi, con il verbo alla latina, cioè alla fine della frase o alla fine delle preposizioni, delle orazioni, delle proposizioni principali. Ovviamente l'introduzione mira all'ammaestramento morale come in Boccaccio. E sempre come in Boccaccio, l'ammaestramento viene dalla letteratura che significa ascoltare storie, leggerle per trarne insegnamento e non solo, quindi diletto. La lettura era fatta spesso, ricordiamolo, ad alta voce e in gruppo. Quindi questa era proprio davvero, possiamo dire, la finalità sociale della letteratura nel Cinquecento, come lo era già stata nel Trecento di Boccaccio. C'è da dire che se le somiglianze sono molte, tra il Bembo e il Boccaccio ci sono anche molte differenze. La prima, diciamo, la più clamorosa tra queste differenze è che il Bembo non dà voce a personaggi bassi o popolari, ma idealizza sempre tanto le storie quanto la lingua usata, quanto ovviamente i personaggi che prendono parte al dialogo e alle storie narrate dai personaggi. Il Bembo spinge quindi all'idealizzazione della lingua, passando per una selezione di ciò che era lecito, che era conveniente raccontare e di ciò che invece doveva essere taciuto perché è contrario alla convenienza. L'immagine dell'amore che Bembo offre, ecco, ai suoi lettori è davvero molto diversa da quella che emerge dalle novelle di Boccaccio. Da un lato abbiamo un amore platonico, tutto ideale, ovviamente negli Asolani del Bembo, dall'altro un amore carnale, un amore sensuale che è visto da Boccaccio per quello che è, ovvero uno dei piaceri della vita, un bisogno della natura e del corpo che non va mortificato ma soddisfatto. Un altro autore che va considerato quando si affronta la tematica del volgare letterario è Baldassarre Castiglione. Se infatti Bembo ammette una lingua letteraria che sia imitazione del Boccaccio per la prosa e del Petrarca per la poesia, Castiglione pensa alla possibilità di un volgare che provenga dalle corti e che sia insomma espressione di un gruppo selezionato di persone colte, distinte, educate, di persone appunto di nobili, del fior fiore, insomma, della società cinquecentesca. Si capisce che la differenza è sostanziale. Per il Bembo la lingua deve essere fiorentina, perché è più piacevole di fatto nei suoni, è più dolce, dice Bembo, e soprattutto perché il fiorentino ha una tradizione letteraria superiore da cui attingere e a cui guardare come modelli di scrittura. Funziona quindi come una lingua atemporanea, questo fiorentino, una lingua fatta non per la comunicazione quotidiana, ma per la posterità, per l'eternità letteraria, diciamo così. Per Castiglione, invece, è importante l'uso che della lingua si fa concretamente. È importante la consuetudine, non quello che si è scritto in quella lingua, ancora peggio se si devono imitare modelli inattuali. Appunto modelli come Boccaccio, modelli trecenteschi. Ovviamente l'uso concreto, la consuetudine, va ristretta, limitata all'ambiente eletto delle corti italiane. È una consuetudine, quindi, diciamo, di corte cortigiana.
selezionata. Inoltre, per Castiglione, la lingua da usarsi è quella, la lingua da usarsi, con cui parlare, ma anche quella con cui scrivere, non deve venire solo dall'esempio degli scrittori, ma anche da tutti quelli che lui chiama uomini savi, ingegnosi ed eloquenti, e che trattano cose grandi, governo dei stati, di lettere, d'armi, di negoci diversi. Queste sono proprio le parole che usa Castiglione. Sappiamo che nella lettera dedicatoria che funge da premessa, la prima edizione del Cortegiano, Baldassar Castiglione mette le mani avanti e si difende dall'accusa di non aver imitato il Boccaccio. E dice che non l'ha fatto perché preferisce scrivere come parla, ossia nel suo lombardo di nascita, e non in un fiorentino imparato sui libri, che farebbe sembrare la sua parola affettata e falsa. D'altronde, queste argomentazioni trovano la loro realizzazione concreta nel dialogo intitolato Il Cortegiano, dove sono appunto tradotti in scritture, in testo, le diverse voci dei diversi protagonisti del dialogo che si svolge alla corte di Urbino. Faccio notare quindi la tendenziale polifonia, ecco, dell'opera di Castiglione, che riesce davvero a restituire con la sua scrittura quasi la voce, l'inflessione, direi, e con la voce anche la fisionomia e il carattere dei vari interlocutori. Vorrei ora, per non dilungarmi troppo, terminare con il terzo dei protagonisti di questa tenzone, fatta di argomenti, di concetti, ma anche di stile. Direi che Pietro Aretino è il più ribelle e esuberante dei tre autori. Ricordiamo che è stato definito da De Sanctis l'autore che meglio esprime il suo tempo, quel Cinquecento corrotto e cortigiano, spregiudicato e velenoso, almeno stando al giudizio di un certo lusinghiero che ne dà il De Sanctis. È certo che lo stile, insomma, dell'Aretino e anche il suo lessico, spesso volgare, scurrile, a tratti scatologico, zeppo di metafore sessuali, ecco, questa lingua sfrenata e libidinosa, ecco, questo stile vale più di mille argomenti, possiamo dire, e si contrappone frontalmente all'idealizzazione bembiana dell'amore a un lato, ma anche alla compostezza, direi, all'educazione e all'etichetta della corte urbinate, per come la ritrae Castiglione. Quindi l'Aretino mostra al lettore anche la bruttezza, mostra la sconcezza, le nudità, io direi quasi anticipando con la sua penna il Caravaggio. E poi l'Aretino combatte il pedantismo, lo combatte con gli argomenti, ma soprattutto con quel suo stile personalissimo, originale e dirompente. I pedanti sono naturalmente quelli che scrivono seguendo regole e modelli. Pedante quindi è Bembo, che per scrivere deve rifarsi al Boccaccio, per quanto riguarda la prosa, o al Petrarca quando scrive poesia. Aretino può dare scandalo con la sua penna, semplicemente prestando la sua voce alla puttana, al frequentatore del postribolo o alla popolana sboccata. Così nei ragionamenti, che abbiamo visto è un termine che nel Cinquecento equivale a dialoghi o discorsi, ecco, nei ragionamenti, nella prima giornata, la nanna racconta a Antonietta, sotto una ficaia a Roma, la vita delle monache. L'Aretino, per bocca della nanna, ci tiene a mettere insieme in un unico gruppo le monache
le maritate e le puttane, e va spiegando a Antonietta come la vita di queste donne sia col tempo cambiata. La risposta dell'Antonietta è quanto, diciamo, di più popolaresco potrebbe darsi. Risponde infatti con scetticismo e incredulità all'affermazione che la vita di queste categorie sia cambiata. A lei la vita sembra infatti ineluttabile e rigorosa nelle sue leggi naturali, tanto che, come dice appunto il personaggio Antonia, la vita visse sempre ad una forgia. Sempre le persone mangiarono, sempre dormirono, sempre preghiarono, sempre andarono, sempre stettero e sempre pisciarono, le donne per lo fesso. Da notare qui già, diciamo, un assaggio di quel linguaggio popolano, non direi volgare, ma appunto realista, senza circolocuzioni, proprio come parla il popolo, e quindi, diciamo, schiettamente, un linguaggio schietto, terra terra. Il ritratto che emerge dal racconto di Nanna è fatto di preti goderecci che si riempiono la bocca di cibo prelibato e tracannano vino, che sono poi anche immagini estremamente grottesche, che scaturiscono liberamente, diciamo, dalla penna dell'Aretino e dalla sua esperienza incallita di uomo e frequentatore delle corti, ma direi anche delle osterie, come quando descrive le guance gonfie come quelle di una persona, insomma, che sta suonando la tromba, che sono quelle guance di un prete che si era riempito appunto la bocca di cibo. Insomma, questo è l'Aretino ed è, possiamo dire, un degno rappresentante di quella linea realista che percorre carsicamente la letteratura di ogni epoca, opponendosi al mondo idealizzato del bembo, ma anche a quello elitario e cortigiano del Castiglione. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale.